Si sono incatenati dinanzi l'atrio dell'ospedale gli infermieri del Sant'Elia con dei cordoni rossi per dire stop al demansionamento e al mobbing. Una manifestazione promossa dal NURSIND dopo gli episodi verificatisi in alcuni reparti dell'ospedale che hanno provocato tensioni tra il personale infermieristico e quello medico. Un'occasione per ribadire che l'infermiere è un professionista della salute e che come tale va rispettato. La manifestazione di oggi tende e soprattutto si amplifica sul risultato di qualche tempo fa, quando un dirigente medico ha deciso che l'accesso al suo reparto doveva essere regolato da un infermiere che doveva alzare e abbassare il cordone. A questo punto la situazione è esasperata e abbiamo detto stop. Ma non è semplicemente per questo episodio, per tanti altri. Noi non dovremmo essere tenuti ad eseguire igiene del paziente salvo in casi estremi. Invece è una cosa che viene fatta con quotidianità. Il paziente non riesce neanche a capire se quello che gli fa l'igiene personale o gli dà da mangiare è uguale a quello che poi, nel caso di un arresto cardiaco, gli salva la vita. Una visione diversa di quello che è il ruolo dell'infermiere. Un infermiere che non viene posto, così come da contratto, così come da evoluzione nel tempo, al centro dell'assistenza infermieristica, bensì viene inteso come semplice esecutore di ordini. Purtroppo l'infermiere ancora non viene tenuto in considerazione. Noi dobbiamo dire che siamo degli infermieri, non vogliamo essere dei medici. Il medico ha la sua specialistica, il suo lavoro ed è giusto che debba essere così. Noi dovremmo essere esecutori di ordini, però bisogna essere dei grandi infermieri. Noi chiediamo che venga riconosciuto il giusto ruolo dell'infermiere come un professionista della salute. Ribadiamo che siamo qua per costruire, non per distruggere. I dirigenti medici ai quali noi ci rivolgiamo, quelli con molta più sensibilità, onestamente non hanno di questi problemi. Gli altri sì. A costoro diciamo che evidentemente non siamo disposti a subire, che siamo dei collaboratori e non certo dei dipendenti loro. Siamo dipendenti assieme dell'ASP di Caltanissetta e contemporaneamente, se questa azione non regredisce, passeremo alle azioni legali. Un problema che è stato segnalato dal NURSIND alla Direzione Generale, che ha anche scritto all'Ordine dei Medici e al Collegio IPASBI affinché si facciano garanti della volontà di migliorare il rapporto tra medici e infermieri in quelle situazioni dove continuano ad arrivare segnalazioni di disagio. Ad oggi non abbiamo nessuna risposta, anche se ci è stato detto che prenderanno gli opportuni provvedimenti e faranno le opportune indagini in merito al caso. Noi con questa manifestazione vogliamo sensibilizzare sia l'utenza sia il personale che ruota attorno all'ASP. Non è possibile ad oggi, al 2016, vedere la professione infermieristica infangata in questo modo.